In inverno le campagne siciliane sono coloratissime. Gli alberi sono ricchi di agrumi, come questi, i mandarini, colore vivace, profumo intenso, sapore molto dolce, è un frutto che si presta bene anche per realizzare dolci della tradizione siciliana, come il gelo di mandarini. Oggi lo prepariamo insieme e per farlo ci serviranno solo tre ingredienti: il succo di questi frutti, dello zucchero e dell'amido. Otteniamo una merenda o una colazione davvero molto sana. La prima cosa da fare è tagliare in due i mandarini per ricavarne il succo. Scegliamo frutti biologici, ne avrà vantaggio la nostra salute e anche l'ambiente. Ci servirà in totale 1 litro di succo. Iniziamo a svuotare lo spremiagrumi. Ovviamente il succo deve essere filtrato, quindi lo facciamo passare attraverso un colino. In questo modo togliamo eventuali impurità e i piccoli semini. Abbiamo pronto 1 litro di succo, quindi possiamo procedere. E andiamo a lavorare i nostri ingredienti. Questi sono 90 g di amido. Li possiamo versare subito. Dobbiamo sciogliere l'amido con una piccola quantità di succo, perché in questo modo avremo la possibilità di togliere tutti i grumi. Aggiungiamo anche lo zucchero così da iniziare a scioglierlo. 100 g di zucchero. Questa quantità può ulteriormente essere diminuita perché i mandarini sono abbastanza dolci. Quando siamo certi di aver tolto tutti i grumi, possiamo aggiungere tutto il restante succo di mandarino. Non ci resta che andare ai fornelli per una cottura davvero veloce. Fiamma media è una sola regola da rispettare, non smettere mai di mescolare. Col passare dei minuti si sente la consistenza cambiare e anche il colore diventa molto più intenso. Per non parlare del profumo che ormai ha invaso tutta la cucina. Continuiamo a mescolare per evitare depositi sul fondo della pentola. E a questo punto aspettiamo semplicemente la comparsa delle prime bolle. Eccole! Adesso continuiamo la cottura per appena 1 minuto e possiamo poi spegnere. Lasciamo intiepidire il gelo giusto qualche istante, continuando a girare. Intanto abbiamo già pronti i nostri pirottini. Vanno prima bagnati in modo poi da sformare molto più facilmente il dolce. Abbiamo ottenuto un dolce per 8 persone. A questo punto il nostro gelo si deve solo raffreddare e rassodare per bene. Visto che è ancora fumante, lo lasciamo raffreddare per qualche minuto a temperatura ambiente, poi però lo spostiamo in frigorifero e ci vediamo tra 8 ore. E dopo il giusto riposo in frigorifero, ecco il nostro gelo. Un dolce monoporzione facilissimo da gustare, corposo però morbido e liscio al palato, molto delicato e sicuramente profumato. Può essere una colazione leggera e fresca oppure una merenda, un momento di pausa piacevole o ancora, perché no, un fine cena in grado di deliziare il palato dei nostri ospiti. E dalla bellezza di mandarini siciliani biologici, la bontà di un dolce della tradizione. Mangio bio siciliano, guadagno salute e tutelo l'ambiente. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo l'economia locale e rispetto l'ambiente.